Buongiorno, buongiorno e buon martedì 6 giugno. Vi invito sempre, cari amiche e cari amici, a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10 Calcio in Italia, in Europa, nel mondo e mettete i vostri like al mio video oltre 1000 e oltre i 2000. Saranno tanti? Non lo so. Signori, il titolo è chiaro, siamo sotto shock. È successo di tutto in questi ultimi due giorni. Uno shock emozionante, quello dell'addio di Zlatan Ibrahimovic. Uno shock che però ci aspettavamo così, commovente, emozionante, struggente, l'addio di Zlatan Ibrahimovic. E questo domenica sera. Ma neanche 12 ore dopo, un altro shock, uno shock più brutale, uno shock più inaspettato. Cos'è successo? Ieri mattina l'incontro previsto prima della partenza di Jerry Cardinale per il ritorno negli Stati Uniti, l'incontro tra Paolo Maldini e Jerry Cardinale. Ieri eravamo a Casa Milan per mandare il video delle ore 13 e ci avevano detto l'incontro non è andato bene. Però da non andar bene a vedere così precipitare le cose, non ce l'aspettavamo. L'incontro. Ci sono due versioni per quello che riguarda l'incontro. Una, che sarebbe stato un incontro durato un quarto d'ora. Si vedono in un albergo nel centro di Milano, solo Paolo Maldini con Jerry Cardinale. Pensavamo un summit, invece no. E Jerry Cardinale avrebbe detto: lei è licenziato. Molto seccamente, molto, molto duramente, e tutto sarebbe finito lì. C'è un'altra versione più edulcorata. Paolo Maldini avrebbe parlato con Jerry Cardinale, ci sarebbero state delle divergenze sulle strategie, sulla filosofia, e le due parti si sarebbero dunque, diciamo, congedate, però con Jerry Cardinale che aveva già le idee molto chiare. Poi nel corso della giornata ieri un crescere di questa sensazione che tutto sarebbe finito. Non c'è ancora l'ufficialità, c'è ancora una lettera che nei cassetti, lettera con il comunicato, che probabilmente annuncerebbe l'esonero, perché Paolo Maldini non si è certo e non ha intenzione di dimettersi, l'esonero, diciamo, la fine del rapporto tra Paolo Maldini e il Milan, tra il Milan e Paolo Maldini. Quasi 70 anni dopo il primo Maldini, era il settembre del 1954, quando Cesare Maldini ha debuttato nel Milan, quando avremmo toccato il prossimo anno, il 2024, sarebbero stati 70 anni da quel 1954. E invece no. E invece attendiamo solamente l'ufficialità, ma c'è l'addio di Paolo Maldini e di Ricky Massara. Perché Ricky Massara, ovviamente, che è il primissimo collaboratore di Paolo Maldini, anche lui verrà esonerato. Non riesco a dire la parola licenziato, anche perché poi bisogna usare i tecnicismi. Diciamo, non saranno più il direttore dell'area, il direttore generale, il direttore sportivo, chiamiamola in breve, del Milan. Perché questa decisione? Allora, parliamoci chiaro, il fatto che l'anno scorso, proprio un anno fa, il contratto di Paolo Maldini fosse stato così faticoso e faticato, ci aveva fatto capire che forse le parti, che pure alla fine hanno trovato l'accordo, le parti non avessero un meraviglioso feeling, le due parti, però si è andato avanti, si è firmato il contratto. Indubbiamente le parole chiare, forti, di Paolo Maldini in un paio di occasioni, l'ultima il 16 di maggio: vogliamo una squadra forte, dobbiamo parlare con la proprietà, e parole piuttosto chiare
che certamente non sono state gradite dalla società perché sono parole che Paolo Maldini ha rilasciato in un'intervista pubblica, quindi davanti a telecamere e taccuini. Già questo ha acuito forse il malessere della proprietà. Proprietà che poi ha maturato questa convinzione di mandare via Maldini, forse così probabilmente dopo quella campagna acquisti che non è piaciuta alla proprietà, campagna acquisti figlia degli acquisti di De Ketelaere e di Origi, uno su tutti, due su tutti. Tutto questo ha fatto sì che venisse meno forse da parte della proprietà la fiducia a Paolo Maldini, ripeto, e a Ricky Massara, una fiducia che la proprietà ha dato a giugno, ma con grande sforzo, con grande fatica. Ma adesso i tifosi del Milan, ho raccontato il passato, cioè fino a ieri, ma adesso che cosa succede? Che cosa ne sarà del Milan? Allora, si parla, sono tutte illazioni, sono tutte ipotesi, perché nessuno non hanno neanche ufficializzato l'addio, l'esonero, la chiusura del rapporto, quindi si va a tentoni. Incominciamo subito col dire che non mi risultano le voci di un eventuale, di un eventuale tentennamento di Pioli per quello che riguarda la sua avventura al Milan. Pioli, da quello che so, ha la massima fiducia da parte di Giorgio Furlani, amministratore delegato, e dello stesso Gerry Cardinale, proprietario. Quindi Pioli, salvo altro che shock, altro che colpi di scena, salvo una rivoluzione totale che non mi aspetto, sarà ancora l'allenatore del Milan nella prossima stagione. Partiamo dunque dall'allenatore. Ma chi al posto di Maldini e di Massara? Allora, escludiamo in questo momento figure come Tare o un direttore sportivo. Forse anche lì ci sono, vi do sempre le due versioni. Una che dice che il direttore sportivo eventualmente verrà preso più avanti. Questa è una ipotesi che comunque vi rivelo. L'altra, e questa è quasi una certezza, in questo momento la campagna acquisti, la campagna rafforzamento verrà presa in mano da Giorgio Furlani, l'amministratore delegato, e da Geoffrey Moncada. Geoffrey Moncada, capo scouting, molto addentro nel mercato, con il suo staff, uno staff molto attivo e molto preparato. Ebbene, c'è sempre stato un grandissimo rapporto e una grandissima stima anche quando c'era Paolo Maldini e Ricky Massara, tra Giorgio Furlani, ancora a Londra e non ancora amministratore delegato, e Geoffrey Moncada. Grande stima e grande apprezzamento per le intuizioni di Moncada. Ed ecco per questo che da Gerry Cardinale è venuto naturale, così affidare a Geoffrey Moncada e a Giorgio Furlani il compito di rafforzare la squadra. Quindi saranno loro e poi non so, ripeto, qualcuno dice che arriverà poi un direttore sportivo, ma in questo momento non si parla di nomi. Cosa comporta? Si useranno forse i metodi che con successo Gerry Cardinale ha già, diciamo, seguito nel Toulouse, quindi magari si parlerà anche, non solo, non spaventiamoci, non corriamo troppo, di algoritmi, di una scelta diversa magari dei giocatori, oltre che il fatto che Moncada, per esempio, una settimana fa, 10 giorni fa, era in Argentina a vedere il campionato Under 20, dove l'Italia sta andando molto bene, ed era là a vedere, quindi Geoffrey Moncada, che io sento qualche volta, so che ogni torneo, ogni manifestazione internazionale lo vede ben presente, come quando l'ho incontrato sui campi magari di Novarello,
quando sono andato a vedere le under 16 o 17 o 18. È sempre presente dove ci sono i ragazzi, dove ci sono i giovani, grande conoscitore ovviamente anche del mercato francese. Giorgio Furlani ha 4 anni che segue il Milan, non da vicinissimo all'inizio perché era a Londra, a livello diciamo logistico non vicino, però tutte le trattative passavano da lui per quello che riguarda la parte amministrativa, finanziaria, anche decisionale. Queste sono le due figure. Poi vedremo, per quello che riguarda i nomi, ieri Gianluca Di Marzio ha detto che per esempio ieri per questioni logistiche doveva esserci il rinnovo di Mirante, ma proprio non c'era Maldini in loco e dovevano vedere anche gli agenti di Loftus-Cheek. È saltata non la trattativa, l'incontro con gli agenti. Il Milan adesso, questa, e ci sono mille domande, cambierà obiettivi? Già ieri qualcuno confermava per esempio Kamada come obiettivo, ma mettevano già altri nomi, come quello del giocatore dell'Arsenal, Nelson, come Thuram, quindi non so se si cambieranno obiettivi o si andranno avanti con le trattative preparate, impostate da Paolo Maldini e da Ricky Massara. Però ci sono altre voci, per esempio ieri sera parlavano addirittura, mi sembra Repubblica abbia scritto, giocatori in rivolta. Ecco, una cosa sorprendente è che credo proprio, e penso proprio che sia così, né Stefano Pioli né i giocatori, ma credo ovviamente neanche Paolo Maldini e Ricky Massara, che ieri erano commossi come tutti per l'addio di Zlatan Ibrahimovic. Ebbene, i giocatori, c'è stato un emoticon di Leao che indicava perplessità, addirittura giocatore in rivolta mi sembra eccessivo, però i giocatori hanno perso in 2 giorni il loro riferimento negli spogliatoi, Zlatan Ibrahimovic e poi i due dirigenti che li seguivano giorno per giorno, Ricky Massara e Paolo Maldini. Quindi si tratterà di parlare da parte di Giorgio Furlani, poi vedremo dopo il comunicato che probabilmente arriverà oggi dell'avvenuto esonero, licenziamento, chiusura di rapporti, chiamatela come volete, tra il Milan e Paolo Maldini e Ricky Massara, poi vediamo se ci sarà anche una conferenza, un'intervista, un qualcosa da parte della proprietà per spiegarci come siano maturate i due allontanamenti, ma soprattutto per dare morale ai tifosi che indubbiamente come me sono scioccati per questo avvenimento. Chiaro che l'affezione per la leggenda, per la storia di Maldini è fortissima, la stima per Ricky Massara. Però in questi casi, signore e signori, io uso, mi è successa la stessa cosa, ve lo dico sinceramente, quando è arrivato il fondo Elliott. Si dicevano tante cose, sarebbe venuto qui per vendere i giocatori più forti dopo averli acquistati e poi rivenduti, per soddisfare le esigenze degli investitori. Poi questo non è successo. Per quello che riguarda il nuovo corso, ovviamente sotto shock, perché Maldini e Massara sono due figure che ci hanno accompagnato in questi trionfi di questi ultimi anni. Ebbene, vediamo, chiaro che c'è in questo momento paura del futuro, perché è un futuro nuovo, e capiremo, voglio capire come si muoveranno, magari le conferenze stampa ci diranno, ci spiegheranno quali sono gli obiettivi. Sicuramente non dimentichiamo che Giorgio Furlani è un vecchissimo cuore rossonero, i futuri progetti per il Milan. Vediamo come si muoveranno nella campagna acquisti, vediamo come si imposteranno la campagna e poi secondo me giudicheremo. Adesso buttarsi subito nel fuoco, direi di aspettare. Chiaro che siamo sotto shock, però agitarsi è la peggior nemico della concentrazione. Concentriamoci
su quello che faranno i nuovi dirigenti. D'altra parte non abbiamo altro che essere spettatori interessati, ma grandi tifosi anche sempre del Milan, che rimane sempre il bene supremo, ovviamente parlando della cosa più importante delle cose meno importanti, cioè il calcio. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegato.